Benvenuti a E tu? Hai paura? Storie di fatti inspiegabili. Una produzione di Robes. All'interno del parco del fiume Serio, un parco che si estende tra le province di Bergamo e Cremona, c'è il paese di Cavernago, che custodisce ancora intatta la bellezza trecentesca del suo castello, che domina una distesa di 300 ettari. Il castello ha una storia illustre che lo vede come principale dimora di Bartolomeo Colleoni, grande condottiero del XV secolo. E di quel periodo non è rimasto solo il lustro della storia, ma anche il fantasma di un giovane cortigiano. Il fantasma gentile di Malpaga. Forse d'estate, fra le visite notturne e le rivisitazioni storiche, non si fa notare. Forse lo avete visto e vi ha indicato la strada da seguire per l'inizio della rievocazione. Forse lo avete scorto arricciare il naso davanti a qualche storpiatura storica. O forse lo avete notato mentre guardava lontano. Forse, se siete stati a Cavernago, tra quelle fredde rocce che compongono le mura del castello, lo avete scorto sospirare triste. Almeno è così che è raccontato dai testimoni. Lo descrivono come un giovane di bell'aspetto, di circa 30 anni, ma forse ne aveva di meno. Nel XV secolo anche quelli che noi riconosciamo come ragazzini sembravano degli uomini fatti. È un fantasma triste a detta di tutti, triste e discreto. Non ha mai cercato di interagire con i vivi, né è mai stato violento. Non racconta la sua storia e di lui sappiamo solo com'è nell'aspetto. Bello, elegante, vestito di velluto scuro, con maniche con ampi sbuffi e una gorghiera, che altro non è che il colletto piegato che faceva parte della moda rinascimentale di corte. Questo spirito malinconico nasconde almeno 3 segreti, che lo riguardano ovviamente, ma che aprono anche un mondo incredibile di ipotesi. Nessuno conosce il suo nome, come è morto e che fine hanno fatto le sue spoglie mortali. Questa è la particolarità di questo spirito. Non dà alcun indizio sul quale sia potuto essere il suo passato. Nelle scorse puntate abbiamo visto come la maggior parte delle volte sia facile ricondurre un'infestazione a un avvenimento o a una persona ben specifica. Ma con il fantasma di Malpaga non abbiamo niente. Non abbiamo niente. Non abbiamo niente. In molti vagheggiano la morte per mano di un marito geloso, oppure come punizione o vittima di una qualche congiura ai danni di Colleoni. Ma la verità è un'altra. Di lui tutto c'è anonimo. Potrebbe anche essere semplicemente morto di malattia. Lui è il triste fantasma che rappresenta tutte le vittime ignote che la storia dimentica.
E tu? Hai paura?